Innanzitutto, come mai e perché proprio questo nome? Ubuntu è un nome della lingua bantu che sì, ha vari significati legati, diciamo, al maggior valore dell'insieme rispetto all'unità, ecco. Particolare che in realtà è una video orchestra, per cui voi praticamente accompagnate le immagini con la musica. L'orchestra Ubuntu è un progetto che parla di musiche di scena, cioè un progetto indirizzato alle musiche di scena. L'orchestra si propone di fare musiche per colonne sonore e musiche per teatro. Sì. Quindi lavorare essenzialmente su commissione. L'insieme dei musicisti sono un lavoro che ho fatto, che è durato tanto tempo. Volevo mettere insieme dei suoni tipicamente diversi e quindi avevo necessità di trovare i musicisti, non so, che venissero dal campo del rock pop, dal campo della musica classica, dal campo proprio dell'improvvisazione. E come li ho messi insieme? Li ho messi insieme soprattutto sul fatto che fossero persone, prima di tutto, interessate a una cosa nuova, cioè a un progetto, ovviamente con capacità di esecuzione, di lettura e di improvvisazione buona, e che poi soprattutto avessero la testa aperta. La cosa che mi piace di più di tutto dell'Ubuntu è la combricola, diciamo. Musicisti tutti diversi, che vengono da esperienze diverse, di età diverse. Non so, mi viene in mente che è un po' una musica teatrale. Per cui ho messo un colpo di scena. Ah, comunque è bello, perché è un genere. Innanzitutto non ha un genere definito. A me piace molto il fatto che lui è uno sperimentatore e mi ha parlato di questa cosa come qualcosa di un po' particolare, diciamo. E a me musicalmente interessa questo, quindi mi ha subito attratto la mia attenzione. Brillante intuizione, dice: voglio fare un'orchestra, mi serve un trombone. Ciao, vediamo chi chiamo, non lo so. Ciao, c'è Davide. Mi sta simpatico, suona il trombone. Perfetto, è grosso, quindi non posso dirgli di no. Suonare in orchestra è sempre un'esperienza molto molto forte, molto bella, e infatti si è confermata questa ipotesi. Poi ho subito pensato che sarebbe stata un'impresa fallimentare sul piano economico, ma siamo ampiamente abituati. Ma di solito esordisco con: suono in quest'orchestra. Non è proprio un'orchestra, è più, non lo so, vieni a sentire che è meglio. Cioè, l'organico dell'orchestra è terribilmente anomalo, per cui cioè suonare con un violoncello da una parte e una tromba dall'altra è una cosa completamente
cioè è stata completamente nuova per me ed è una figata pazzesca. Sì, sono pronto a tutto, a quasi tutto. Suonare con due contrabbassi sarebbe bello, vedrete, però. Vedrete che ce la faremo. Ci potremmo provare. No, c'era una parola che mi aveva... Non mi ricordo nell'email, c'era una parola che mi aveva spaventato. Aleatoria. Musica improvvisata e aleatoria. Senza notazione, non scritta, ma diretta da segni non convenzionali, quindi io pensavo di arrivare a trovare sullo spartito teschi, corna e tutto il resto, e più o meno ci siamo andati vicino. Allora, questo Ubuntu cosa fa? Suona le musiche composte da Paolo, composte e arrangiate da Paolo, con in realtà un sacco di margine anche per noi musicisti. Ci sono improvvisazioni, ci sono momenti aperti, diciamo. Fa musiche per sonorizzazioni. Che sono le sonorizzazioni? Cioè, le musiche sono sonorizzazioni, in realtà. Cosa fa? Fa musiche che si accompagnano bene a delle immagini. E poi abbiamo qualcuno che fa delle immagini che si accompagnano bene alla musica. Cioè, un po' come il Tetris, un po' come uomo-donna. Facendo però un programma di demo, giusto per vedere, per far vedere alle persone interessate cosa eravamo in grado di fare, abbiamo cominciato a collaborare con un videomaker. La parte video, che è diventata molto importante nel nostro progetto, ovviamente soprattutto per le esecuzioni dal vivo, è stata abbastanza casuale. Perché io ho lavorato per un'orchestra come arrangiatore che riarrangiava film e musiche di film, quindi utilizzava del materiale video già prodotto da altri, veniva rimontato e la musica dello stesso film veniva rimontata e poi suonata dal vivo con questi video sopra. Quindi sono partito da quest'idea e ho chiesto a una persona che avevo conosciuto assolutamente per caso, se aveva voglia di fare degli esperimenti, cioè di fare una cosa simile. Poi in realtà questa idea è stata abbandonata quasi subito perché mi sono reso conto che le cose di produzione originale di Matteo erano molto più interessanti di quelle già fatte da altri. È parte viva del suonare, è proprio uno strumento in più, uno strumento musicale anche se è un video, è per le emozioni soprattutto che ti aiuta a interpretare certe cose che suoni in un certo modo, sicuramente. Com'è che ti hanno convinto a suonare i tuoi video nell'orchestra? Non mi ricordo. Ah sì, per i Pelox, per altro progetto tuo, in cui io facevo una cosa assolutamente stramba. E lì ho detto, quest'uomo qualsiasi cosa mi chieda io dico di sì. Perché a me le cose strambe piacciono. Famolo strano. E mi ha detto, c'è un lavoro che vorrei proporti. Un'orchestra ha iniziato così a raccontarmi, quindi di rifare video su musiche da film già esistenti, riarrangiate,
la cosa mi interessava, e poi si è evoluta ulteriormente, quindi ancora più interessante. Speriamo si evolva sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Wow. Figo. Come sono venuto? Praticamente è diventato il contrario, cioè da un concerto di musiche normale, insomma, dove gli strumenti suonano, sì. questo videofattore accompagna, quindi si amalgama, cerca di amalgamarsi alle musiche con delle sue immagini, quindi sono tutti girati suoi, sì. Come tutte le musiche sono nostre, che sono però montate al momento, sono, diciamo, suonate anche un po' improvvisate insieme. Grazie mille allora, Paolo. E grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, a presto, ciao ciao. I want to see a show. Okay, in the future. Yeah, because last time I didn't make it and I was really sorry. Okay. Yeah. So you know something.